In questo video andiamo a vedere alcuni degli errori che si commettono quando ci si approccia ad un sistema digitale. Può essere Helix, può essere Fractal, possono essere sistemi digitali entry level, quindi a qualsiasi sistema digitale. Il primo errore che si commette, secondo me quello più grave, è quello di investire tanto su un modeller, ad esempio su Helix, su Fractal o sul Quad Cortex, eccetera, e poi andare a risparmiare su quelli che sono i sistemi di ascolto, che possono essere i monitor da studio, le classiche cuffie o i sistemi FRFR, quelli dedicati, oppure le classiche casse da impianto. Questo, secondo me, è un errore molto grave, perché se abbiamo la macchina performante, un modeller performante, poi lo andiamo a abbinare, lo andiamo, anzi, andiamo a ascoltare i suoni con un sistema scadente, ecco che lì resteremo molto scontenti del modeller, senza capire che l'errore sta nel sistema di ascolto. Quindi, se investite 1.500, 2.000 e oltre per un sistema digitale, cercate di investire anche, non dico tantissimo, ma cercate almeno di scegliere un sistema di ascolto di buona qualità. Ripeto, possono essere anche le classiche cuffie, l'importante è che siano sistemi di buona qualità. Ci sono un'infinità di video anche sul mio canale su dove parlo dei sistemi di ascolto, ma online ne trovate tantissimi, quindi cercate un buon compromesso tra qualità e prezzo e investite anche sui sistemi di ascolto, in modo di avere un equilibrio tra modeller e sistemi di ascolto. Il secondo errore che spesso si commette è quello di buttarsi a capofitto sull'acquisto degli IR, dell'Impulse Response, e poi perdersi tra i vari IR e non riuscire a trovare la quadra giusta, quello giusto per il nostro suono. Vi invito, soprattutto con gli ultimi aggiornamenti, ad esempio su Helix, a utilizzare gli stock cab. Sono fatti benissimo, sono basati su IR e ci danno la possibilità di gestire i microfoni, la posizione dei microfoni, il tipo di cono, il tipo di cassa, e ripeto, sono fatti benissimo e molto intuitivi nell'utilizzo, in modo tale che iniziamo a imparare e a capire la combinazione giusta dei microfoni, la posizione, il cono giusto, la cassa giusta. Fatto ciò, una volta che prendiamo padronanza della gestione della cassa e dei microfoni, allora in quel caso possiamo decidere di spostarci sull'IR e cercare l'IR giusto che si avvicina a quella combinazione di cassa, anche perché secondo me l'IR spesso ci dà la possibilità anche di gestire più microfoni, e quindi lì abbiamo una qualità sicuramente superiore rispetto agli stock cab, anche se, ripeto, con gli ultimi aggiornamenti su Helix gli stock cab suonano benissimo. Potremmo fare tranquillamente a meno di utilizzare l'IR. Un altro errore che si fa spesso e volentieri, soprattutto quando creiamo i nostri suoni, è quello di utilizzare un suono ricco di basse, perché ovviamente se lo utilizziamo in maniera isolata, quindi soltanto il suono che abbiamo creato e lo ascoltiamo nelle casse o nelle cuffie, ci piace quel suono bello ciccioso, quel suono bello ricco e potente di basse. Però tenete presente che poi possono succedere due problematiche. Anzi, una è sicura ed è quello che poi quando andiamo a suonare su un impianto quelle basse sono esagerate e quindi vanno a dare fastidio a tutta quella che è la frequenza della cassa, del basso, dei sub, quindi il fonico andrà a tagliare drasticamente quelle basse. Inoltre, proprio quando creiamo il suono, per bilanciare le frequenze basse andiamo a toccare gli altri controlli che possono essere i medi, le presence e gli alti, o andiamo a giocare a impazzire, ecco, con l'utilizzo di equalizzatori e quindi
andiamo fuori dal focus di quello che il suono dovrebbe avere, cioè delle basse contenute giuste. Quindi possiamo andare a tagliare tutto quello che è al di sotto dei 100 Hz, andare a tagliare anche un po' le alte, ma io di solito non faccio mai un taglio sulle alte, preferisco gestire il tutto con la microfonazione. Quindi, fatto ciò, poi andiamo a equilibrare il nostro suono con l'equalizzazione dell'amplificatore e stiamo sicuri che quando poi andiamo a suonare live, quelle basse non sono invasive e non danno fastidio sia agli altri strumenti, ma soprattutto al fonico. Un altro appunto importante è quello di registrarsi. Registrate quel suono con una backing track in modo tale che già da lì riuscite a capire se quel suono funziona nel mix, in modo tale che poi dovete fare solo dei piccoli accorgimenti per, ecco, settare quel suono alla perfezione. Ultimo errore che mi viene in mente, anzi, qui accorperei due errori. Il primo è quello che spesso ci creiamo i suoni a casa e siamo sicuri che quei suoni funzionano anche in live. Poi, quando andiamo a suonare, ci troviamo nei casini perché il suono è completamente diverso da quello che avevamo fatto a casa. All'inizio è successo anche a me, ovviamente c'è sempre il passaggio della sala prove prima di andare direttamente in live e già lì mi accorgevo che c'era un bel po' di differenza dai suoni che facevo a casa a quelli che poi sentivo in sala prove. Quindi c'era troppo effetto, delle frequenze che poi risultavano sbagliate. L'errore dove sta? Sicuramente nell'ascolto. Ritorniamo al discorso dell'ascolto, però qui non è solo un discorso della qualità dei sistemi di ascolto, ma anche del volume. Purtroppo il volume è importante, dico purtroppo perché ovviamente se utilizziamo le cuffie, un volume troppo alto è pericoloso. Però io spesso cosa faccio? Cerco, proprio quando devo fare gli ultimi ritocchi ai suoni, di alzare un bel po' il volume in cuffia per un tempo ridotto e capire già lì se il suono è giusto, o almeno nei limiti è giusto. Poi, quando vado in sala prove, faccio gli ultimi ritocchi. Lì ovviamente suoniamo a volumi più alti e quindi capisco se quel suono va bene o c'è da fare qualche piccolo ritocco. Ovviamente anche su tutta la parte effettistica, dopo varie esperienze, ho capito che non bisogna esagerare con delay e riverberi, a meno che il brano e la situazione non lo richiede, ma io suonando rock non ho bisogno di una quantità enorme di effettistica. Quindi da lì già parto con tutta la parte effettistica regolata in maniera opportuna e poi, ripeto, sempre in sala prove faccio dei piccoli ritocchi. Quando mi trovo in live, al 90% il suono funziona. Se c'è da fare qualche piccolo ritocco, perché il fonico mi dice: guarda, qui c'è proprio da ritoccare un po' le basse, un po' le alte, è roba di pochi secondi, direttamente dalla pedaliera si può gestire quelle che sono le piccole regolazioni, però sarebbe impossibile gestire un suono completamente sbagliato. Detto ciò, arriviamo alle conclusioni. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono gli errori che avete commesso, che commettete quando vi approcciate al vostro sistema digitale. Se ci sono altre problematiche che ho saltato in questo elenco, scrivetele qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, mettete un like e a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.